ragazzi, riparte il campionato, ok? Ottava giornata di Serie A. Mi raccomando, iscrivetevi al canale YouTube, commentate il video, lasciate mi piace, attivate la campanellina per sapere quando siamo live, quando esce il video nuovo. Come sempre, uno degli appuntamenti, e questo ci fa molto piacere, e dei video più seguiti della settimana, ovvero l'analisi delle formazioni. Napoli-Torino, capolista il Napoli. Simeone, tanto il dubbio è questo, si mette, ragazzi. Ok? Simeone si mette, così come si mette Raspadori. Non si sa mai chi può segnare nel Napoli. Secondo me torna ad essere la giornata di Kvaratskhelia per il più 3. Quindi l'attacco del Napoli si mette in toto. Gioca bene il Napoli. Nessun giocatore da non consigliare. Torino nei big match finora non ha sfigurato. Quindi io sostanzialmente del Torino vi consiglio i due dietro Sanabria, i soliti, Radonjić e Vlasic. Non farà la vittima sacrificale il Torino, perché Juric non è incline a questo. Non vedo, ecco, tutta l'esigenza per questa giornata di schierare i giocatori del Torino. Inter-Roma, Di Marco, dentro. Dopo la partita che ha fatto in nazionale, va messo dentro. Mancherà Brozovic, ok, è squalificato, però comunque si è anche infortunato. Chance per Aslani, ce l'ho, l'ho comprato, ok che l'esordio è con la Roma, l'esordio nelle vostre rose potrebbe essere con la Roma. Io me lo gioco, io Aslani me lo gioco. Mkhitaryan da ex, non può essere il Mkhitaryan che abbiamo visto nelle ultime uscite. Bastoni acerbi, arriva la Roma a San Siro, passo. Roma, il dubbio qua è Dybala, per me gioca, e in ogni caso ragazzi dentro Dybala. Zaniolo si mette, classica partita da terno all'otto, d'accordo? Terrei fuori Mancini. Empoli-Milan, il Milan ad Empoli ha sempre sofferto, storicamente, magari ha vinto, però ha sofferto. Avrà delle assenze, soprattutto difensive. Attenzione, Parisi io lo metto. Parisi è veramente un moto perpetuo, lo metto sempre, è un inamovibile. Io metto anche Lammers, e se c'è uno spazio per Bandinelli lo sfrutto, anche se è difficile che possa fare il terzo gol consecutivo. Il dubbio qua è Bairami. Milan, rientra Leao dentro con la moto, dentro Leao, dentro De Ketelaere. Io ballo Touré, non lo metto. Difficile, molto difficile, ma se avete un'alternativa valida per questa giornata, diamoli un paio di partite a Tatarusano. Lazio-Spezia, Immobile in dubbio, ragazzi dentro, lo so già che lo chiedereste, no? Immobile gioca, Immobile gioca, Immobile si mette, sempre. Si mette anche Lazzari, sono i due giocatori in dubbio, si mettono entrambi. Io di grandi giocatori che mi sento di non consigliarvi, non ce ne sono anche della Lazio. Forse qua nel mezzo, Cataldi. Lo Spezia, rientra Ekdal. Evito Burabia, evito Ekdal. Metto dentro i soliti. Nzola da mettere, assolutamente. Da mettere anche Gyasi. Bastoni S. Anche questo Agudelo, per quanto arretrato, se non ho alternative credibili, una chance gliela darei. Questo soprattutto in fantacalcio molto alti, Lecce Cremonese, Falcone dentro, Sese dentro, Strefezza dentro. Io una chance a Di Francesco in una partita come questa la darei. Cremonese, arriverà il gol di Zanimacchia? Dentro, evito Escalante, evito Locosvili. Se ho la chance di mettere dentro uno tra Dessers e Okereke, perché no? E l'altro è Valeri. Questa è una partita indecifrabile. Rischia tanto Giampaolo. Però il Monza può essere galvanizzato dalla partita contro la Juventus. Cioè, se si fosse giocata la settimana immediatamente successiva, avrei dato Monza vincente. Con la pausa nazionale di mezzo, non lo so. Partita matta, può succedere di tutto. Qualcuno scrive in chat, può finire 4-3 come il più brutto degli 0-0. E in questo caso si va dentro con le certezze. Caputo, Sabiri e una chance a Juricic gliela diamo. Per il Monza,
io mi sento di consigliarvi Dani Mota. A me non sta convincendo Pablo Mari, quindi se devo indicare un giocatore o anzi due del Monza, Mota e Rovella. Sassuolo, Salernitana, anche qua io andrei con le certezze. Frattesi, Pinamonti, Laurienté. Non vedo la necessità di mettere Torsved, di mettere Kyriakopoulos. E la Salernitana è una squadra molto strana. Si rivede Lovato. Ricordo che non dovrebbe giocare Fazio. Si rivede Lovato dopo una vita. Al rientro, molti di voi ce l'avranno. Aspettiamo. Dentro i giocatori offensivi, dentro i soliti Candreva, dentro Dia, dentro Piontek. Ovviamente dentro Mazzocchi. Atalanta-Fiorentina. Che faccio con Muriel? Si schiera. Non potete fare altrimenti. Con Gasperini, non potete fare altrimenti. Dentro Muriel, dentro Højlund, dentro Malinovskyi, dentro Lookman. L'Atalanta è così. L'Atalanta è così. Atebur, De Ron, secondo me non c'è estremo bisogno di schierarli. Fiorentina va a finire che gioca qua a me davanti. Si mette. Anche se non dovesse giocare prima punta, Nico Gonzalez chiaramente schierato. Dal primo, in panchina, Nico Gonzalez d'ora in poi si mette sempre. Amrabat è sempre un valido elemento per il vostro centrocampo. Rientra Milenkovic. Gollini non dovrebbe giocare. Barak si schiera, assolutamente. Juventus-Bologna. I due davanti si schierano. Io ho la sensazione che adesso contro la Juventus... cioè non ci sia né più l'effetto stadium per il momento né l'effetto Juventus. Cioè nel senso, tutte le squadre contro la Juventus subodorano il fatto di poter fare l'impresa. E questo è un problema. Io però Milik e Vlahovic li metto. Cioè come faccio? Li ho pagati. Li avete sicuramente pagati. Vlahovic in particolar modo. Dentro. Allora, secondo me Cambiaso al dente avvelenato contro la Juventus. Scouten, no. Lukumi, no. Posch, no. De Silvestri, evito. Arnautovic io lo metto. Magari Soriano sembra sombra De Bruyne. Allora dentro Soriano. E la Sverona, Udinese. Vediamo. Udinese, squadra rivelazione. Squadra sorpresa di queste prime 7 giornate di campionato. Però il Verona è una squadra tosta. Io sono d'accordo con Matteo, dopo averla vista giocare. È stata data per morta troppo presto. Che comunque Cioffi un paio di idee buone ce l'ha. Sono d'accordo con Matteo. Io metto dentro Verdi. E visto che l'ho pagato tanto, metto anche dentro Faraoni. Ilic non lo so. E per l'Udinese, ragazzi, i nomi sono sempre quelli. De Olofeu si mette, eh. Per me l'Udinese non vince a Verona, però De Olofeu si mette, così come si mette Udogie, così come si mette Beto, non si può prescindere, e così come si mette Pereira. Terrei a riposo Perez, se lo avete, e secondo me non c'è l'esigenza di schierare Makengo e Wallace. Allora ragazzi, questi erano i consigli, chi schierare, chi non schierare per l'ottava giornata. Per il resto, mi raccomando, ragazzi, iscrivetevi al canale YouTube e attivate le notifiche. C'è una bella campanellina, ci cliccate sopra così sapete quando esce il nuovo video. E poi seguite FantaBros su tutti i social possibili e immaginabili.